Buondì! Non sono affatto in ritardo. Uno streamer arriva esattamente quando ha intenzione di arrivare, cioè ora. Cioè, salve. Benvenuti! Benvenuti allo stream di lunedì 25 gennaio. Oggi faremo, come gli ultimi giorni, hack di Super Mario World, in particolare il contest ancora di Super Mario World Central, e poi Mario Galaxy, totalmente in orario. Salve a tutti, grazie per l'abbonamento, Xerv. E salve ad Ale, Xerv appunto, Luigi, Verdan, Tony, Zack, Comem. Salve, votate per grazie il anche a te, Zig, per l'abbonamento. Bless. Votate per il Gatekeeper. Oddio, cos'è? Il CYL. Questa musica di Saturne mi fa venire voglia di incastrare qualcuno. Di fargli tipo... Dov'è che c'è il suono? Obiezione! Così. Allora, senza ulteriori indugi, anche se... abbiamo appena iniziato, visto che è un po' tardi passerei subito al dunque. Ieri Luigi ha finito Sunshine al 100%, mi fa molto piacere. Oddio, mi dispiace per te. Ah, hai finito Odyssey. Allora mi fa piacere. Finire Sunshine al 100% è una tortura cinese che non auguro a nessuno. Odyssey invece è piacevole. Più o meno. Castrare qualcuno, no. Incastrare qualcuno. Oh, Fire Emblem Heroes. So totalmente di cosa parli. Che dire, benvenuti allo scrigno dei fangame del Mario's Castle. Questo è il segmento in cui mostriamo dei fangame. L'obiettivo non è necessariamente finire i giochi al 100%, ma mostrarne il più possibile. E in questo momento stiamo vedendo i livelli del contest di Super Mario World Central, ovvero VLDC 12. Lo dico ogni volta, questo contest consiste nel fare livelli riassemblando semplicemente le meccaniche e gli elementi già presenti in Super Mario World, soltanto ricolorati e riutilizzati in maniere originali. Sunshine l'hai finito un mesetto fa, mi spiace per te allora. Sì, livello per 5, forse... sai cosa? Alla fine credo che sia dove sono morto più volte, il pacinco di Sunshine. La maggior parte delle mie morti e dei miei game over sono lì. In ogni caso. Salve a tutti. Togliamo i Saturnei. Mettiamo Super Mario World. Fatemi sapere se la musica va bene, il volume va bene, ovviamente. Storm, Storm, allora, il Gatekeeper è un personaggio wholesome di Fire Emblem Three Houses. È in corso una votazione su Heroes e due vincitori, uomini e donne, riceveranno una versione speciale ad agosto. Il Gatekeeper, in particolare, è un NPC con cui parli sempre e i suoi commenti ti fanno venire voglia di abbracciarlo. Ok. Non so niente di Fire Emblem Three Houses, ma mi fido. Questo fetish per i Saturnei. In realtà no, non ci sto giocando da così tanto tempo. Sono ai Saturnei 2, se non si fosse capito dalla musica. Intanto inizio. Datemi un secondino per sistemarmi. Questo livello è fatto da Centipede. È eccellente scelta di nome. Dicevo. I Saturnei sono in Justice for All, cioè il secondo Saturnei, e sono all'ultimo caso. Questo significa che ho finito... vabbè, il primo caso ovviamente. Ok, interessante senza musica qui. Ho finito... oh! Ok, pensavo di aver perso il fungo. Ho finito... il caso di Kurain, e finalmente ho finito anche il caso del circo. Molto bello qui esteticamente, wow. Devo entrare? Mi sa di no. Molto bello. Sì, l'intro non conta. Il livello, no, non è italiano. È fatto, non so di che... oddio, non so di che lingua sia... l'autore. Oh, per un pelo.
Senza musica è un po' inquietante. Dovrei tenere i sottorni in sottofondo. Sapevate che in Super Mario World l'altezza del nuoto dipende se premete o meno giù o su? Questo è il nuoto normale, l'altezza normale. Vedete quanto vado in alto? Se invece tengo premuto giù, l'altezza diventa questa, quindi è molto, molto basso. Se invece premo su, schizzo in alto. Oh, per un pelo. Oh! Interessante. Sentivo effettivamente il suono delle monete sopra. Ok. Questa sarebbe una perla, immagino, sì. Va bene. Oh, tasto sbagliato. Ci vediamo per Galaxy allora, Zig. Ripeto, per chi fosse appena arrivato, o per chi fosse nuovo, queste sono tutte meccaniche già esistenti in Super Mario World. Soltanto gli autori sfruttano glitch per farli sembrare delle feature che non esistono realmente nel gioco. Ora c'è la musica. Questi blocchi permettono di andare più veloce sott'acqua. Ottimo lancio! Grande! Facciamo un salvettino. Va bene. Ok, devo portare uno di quei blocchi qui. Sciocco basito. Questo, un attimino che vi dico. Intanto carichiamo il salvataggio. Questo è all'ottavo posto. Quindi è l'ottavo miglior livello del contest. Grande. Quindi devo andare qui e fare così. Questo fa risalire l'acqua, interessante. E i Saturni 2 devo dire che... Onestamente io ricordavo il caso del circo come se fosse il mio meno preferito. Devo dire onestamente che rigiocandoci, dopo tanti anni... Oh, andiamo! Dopo tanti anni mi sta piacendo. O meglio, mi è piaciuto, ormai è finito. Qualcuno mi lancerà una scarpa. Ok. Perché è noto per essere uno dei casi meno popolari. Però onestamente mi è piaciuto. A Red non dispiace. La musica intanto va giù forte. Sono un ottimo nuotatore. Sono un ottimo giocatore. No, così non vale. Serve. Parlo del caso del circo. Lo so che a te non piace molto, ma a me non è dispiaciuto. Oh no. È un po' glitchatino questo blocco quando lo colpisco. Oddio. E mo? Così non si può, no. Il caso del circo è l'unico motivo per cui non vuoi rigiocare Justice for All quando ripensi quasi quasi riaffronti la serie. Onestamente anch'io me lo ricordavo orrendo, invece rigiocandoci mi sta piacendo molto. Oddio, non molto molto nel senso, wow, caso migliore di sempre! Ah! Ma nel senso che non lo sto neanche odiando. Sono un ottimo giocatore. La musica non so quale sia, purtroppo. Apollo Justice. Apollo Justice pure ricordo che fosse un pochino debolino. In alcuni punti. Wow! Devo svegliarmi. Non ho bevuto un caffè oggi. Al contrario di quanto può sembrare. Oh, la musica è Diving di Waterworld. Non la conosco, però mi sta piacendo molto. Oh no, 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 lasciami in pace. Ha delle cose fighissime, ma il suo punto debole sono i casi. Beh, hai detto poco. Per chi non lo sapesse, e i Saturni Trilogy è su Switch, e ve lo consiglio, se cercate... se volete sapere finalmente chi è questo famoso... avvocato che dice obiezione nei post di Tumblr. Vi consiglio di provare i Saturni.
Il caso di Curain, o Curain, com'è che si pronuncia? Addio, fungo. Onestamente me lo ricordavo migliore invece. Perché mi ricordavo quanto è bella l'ambientazione, quanto sono belli i personaggi. Ovviamente il debutto di Pearl. Però la progressione mi è parsa un po' forzata. Ci sono tipo delle cose che ti servono come prove, che però appaiono solo quando lo vuole il gioco. Nel senso che magari c'è una prova importante che è un pallone, il pallone di Pearl, che magicamente appare solo quando il gioco lo decide, quando in realtà canonicamente dovrebbe essere lì dall'inizio. Ci sono un po' di casi simili. Di progressione un pochino così così. Non hai capito perché ci sia Curain che è Cur apostrofo Ain. Sì, in effetti è un po' confusionario. Credo che Cur apostrofo Ain sia il regno lontano, mentre il villaggio si chiama Curain senza apostrofo e il nome si ispira al regno lontano. O una cosa del genere. Non ho ancora finito Spirit of Justice, in realtà. Quindi non so tutta la storia. La mia intenzione è di possibilmente giocare almeno la trilogia e poi fare finalmente Spirit of Justice. Qua bisogna attivare l'acqua. Blocchi della morte. Oh. Pensavo di morire, ma... interessante. Non voglio colpirli tutti perché magari serviranno a qualcosa. Segretino quassù? No. E poi c'è i Saturn Investigation 2, che non è mai arrivato in Occidente, però so che ci sono delle patch inglesi ben fatte. Però è scomodo, perché ormai mi sono abituato a giocarci in TV, quindi non lo so. Non dici altro visto che Spirit of Justice non l'ho finito? Mi piacerà come gli altri. Lo spero. E Saturn 5 mi è piaciuto. Ovviamente mi faccio colpire, perché no? Fatemi sapere comunque se va bene il volume. Perché come al solito sono... pignolo. E non sempre posso rendermi conto... da solo, perché il volume che se... Wow! Bella mira. Il volume che sento io non è necessariamente quello che sentite voi. Sì, sono Twimp. Rifatti a mo' di perla. Bellissimo Investigations 2. Oh, è finito! Beh, carino! Questo era l'ottavo classificato. Un livello carino. Niente di totalmente fuori dalla norma, come abbiamo visto in altri casi, semplicemente un bel livello. Un livello solido. E questo era Santuario... Sumergido? Sumergido? Non lo so, ma comunque era il livello di Centipede. Il prossimo è il settimo classificato di... Lazy. Pareri su Professor Layton. Mi piace, ho giocato... Non volevo mettere in pausa. Ho giocato... Thrill Seeker. Allora, di Layton ho giocato... Se non sbaglio i primi 5. Non ho mai giocato l'ultimo Layton. E poi ho giocato il crossover con i Saturni. Mi piace un po' meno di Saturni, però... Mi piace. Per avanzare, entra... Nei tubi rosa quando sei piccolo. Se entri, quando sei grande, resetta la stanza. Interessante. Wow, quindi l'obiettivo è farmi colpire. Come hanno fatto? Quindi l'obiettivo è riuscire a farmi colpire. Con Layton hai visto
Ah, colpiscimi, scemo! Hai visto le soluzioni per Kerinabo? Vabbè, ci sta anche quando si è... Ok. Quando si è magari più giovani, agli inizi, ci sta. Esteticamente è molto carino questo livello. Vi ricordo che questo è tutto vanilla. Questa è tutta grafica che esiste all'interno di Super Mario World, soltanto riarrangiata. La musica! Quindi... Oh, ok, ho capito, capito. Devo girarmi. Ah, oh, non basta. Quindi è una specie di puzzle. Ah, non volevo fare cadere subito quella piattaforma. È sparito l'HUD, sì. Certi livelli non hanno bisogno dell'HUD. Wow, non mi basta affatto il tempo. Come creepy si fa? Colpiscimi per un pelo. Ok, ci sono quasi. Come concetto è originalissimo e ripeto sempre, è fatto col materiale incluso nel gioco. No, così no. Buongiorno a tutti comunque. È l'inizio ancora dello stream. Abbiamo iniziato, vabbè, da un quarto d'ora però finora le presentazioni. Quindi vi chiedo come va la vostra giornata? Ah, per un pelo. Vuoi provarlo? Se qualcuno vuole... Ok, ecco qua. Se qualcuno vuole può pubblicare in chat il link solido per provare. Lo metto sempre nella descrizione su YouTube. Genio. 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 Forse... forse con lo spin jump? Zake. Ormai anche quando streamo io la gente dice Zake. Wow! Quella piattaforma mi ha hittato via. La musica ti ricorda Terranigma, ma non lo è. Ho giocato a Terranigma un po' di tempo fa e mi piace molto. Sapete cosa devo fare, forse? Saltellare. Tipo così. Non hai capito cosa dovresti fare? Neanch'io. Saltellare da fermo. Ah, vieni qui! Ok, ecco. Carino. Da fermo, sì. Poi... Farla al primo tentativo è impossibile. Forse devo girarmi? Oh mio Dio, come si fa? Non posso salire lì. No, ovviamente, se no sarebbe facile. Devo girarmi quando raggiungo la moneta blu. È quello che pensavo, però, se mi giro... Oh! Non è che può ancora scendere? Se mi giro però rallenta e non lo colpisco. Vediamo se mi raggiunge tipo col fast forward. Qualcosa mi dice di no. Ho avuto un po' di laghino intanto. Mi sono scordato di fare la registrazione locale. La farò partire per Galaxy tra un po'. Oh, per un pelo! Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dai! Ho sfiorato
il bordo del Boo. Ecco fatto. Oddio, e ora? Oh! Qua devo riuscire a non colpire il Boo, perché se colpisco il Boo non colpisce me. Interessante. Devo proteggere il Boo. Solo che se prendo la chiave cado, quindi devo scervellarmi per togliere la chiave senza cadere. Non così, chiaramente. Ogni volta che dico dai, un inglese lo prende come invito per morire. Lancia la chiave. Sto cercando di prendere la chiave saltando al tempo stesso, tipo... non mi riesce. Il problema è che se la lancio cado. Non puoi andare a destra? Di là no. È un muro solido. Forse ho capito. Devo fare così? Devo prendere la roba sopra. Non so perché, ma devo... Ho capito tutto. Tranquilli, ho capito. Devo solo riuscirci ora. No. Ok. Facciamo un salvataggio qui. No. No, quasi. Quello che voglio fare è prendere il blocco e lanciarlo al Boo. Così. Questo mi darà abbastanza tempo per far arrivare l'altro Boo. Galaxy Brain. E siamo a metà. E mo? Geniale come concetto, sì. Oh, ok. Si va avanti. Devi guidare questo Boo alla fine della stanza. Non girarti verso sinistra. Troppo tardi. Né fare spin jump. Troppo a lungo, oppure sparirà. La porta con re vuol dire reset. Quindi devo fare sopravvivere il Boo. Ho la sensazione che sia già morto. Mi chiedo se il tartosso fa male al Boo. No, ok. Temevo peggio. Ah, no, troppo a lungo verso sinistra. Non premere il pulsante sinistra sulla pulsantiera. Non è facile. Che devo fare con quel coso lassù? Oh, mi sa che devo stare basso, così non colpisce il mio amico qui. E mo? Oddio, e ora? Devo colpire quel blocco che contiene un P-Switch. Ho capito, quindi devo prendere il blocco blu... colpire il blocco giallo. Facciamo che resetto e salvo qui.
male. Male. Devo fare così. Salto su di lui e atterro... Per niente. Salto su di lui. E atterro dritto... Qui, senza farmi colpire dalle spine, che non sono riuscito a fare. Quindi salgo qui. Aspetto un po', prendo il blocco blu. Mi chiedo se esiste ancora il Boo, o se l'ho fatto despawnare, mi sa che ormai è despawnato. Oh! Almeno vediamo un po' più avanti, ok. Ci siamo quasi. Bene. 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 Male. Male. Dai! Che non è un'esortazione a morire. Miei cari spettatori inglesi. Tutti e zero gli spettatori inglesi di questo stream. Da dove viene non ne ho idea. Sto barando un po', però ripeto. L'obiettivo è vedere fino alla fine. Non è necessariamente... Con o senza Mario Grande? Non lo so in realtà. Forse non importa perché tanto c'è il fungo, quindi il fungo ti fa diventare grande. Ah, ok, devo scendere lì. Non despawnare. Ho capito, devo... Devo fare arrivare il Boo qui, così mi colpisce. Certo che se io faccio il fast forward poi non posso fare il rewind. Oppure sì, con molta pazienza. Ok, quindi non importa se vengo colpito o meno. Purché arrivo alla fine vivo. Oh! Ok. Ok. Seguimi, 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 seguimi. Esatto. No! Colpiscimi! Ok. Ce l'ho fatta. Va avanti ancora. Ha la hitbox un po' strana, sì. Dov'è il tubo? Forse devo sconfiggerlo ora. Quindi suppongo di dovermi fare colpire. Non mi colpisce questo Boo. È un boss questo, sì. Devo fare andare il Boo dalla chiave. Per fare in modo che si colpisca da solo, credo. Immagina senza save state. Non è così male. Però ripeto, non voglio stare qui tutto il giorno. Come faccio a farlo venire dalla chiave? Non viene mai a sinistra, quindi mi sa che io devo andare a sinistra. Devo farmi colpire dal guscio. Oddio, come? Non si può fare tipo no. E non posso fare neanche... No. Ho sbagliato. I Boo grandi sono vulnerabili alle chiavi. Sì, chiaramente. Oh, 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 aspetta. Le chiavi. Non lo so, a me se arriva un mazzo di chiavi in testa mi faccio male. Non so tu. Torna di là. Quindi posso fare questo, posso prendere la chiave per proteggerlo.
È pure grande, esatto! E poi come faccio? No, ho capito. Fine dei giochi, ho capito. Lascia stare. Ho capito. Tutto chiaro. Mi conviene fare tipo un salvataggio qui? Capito tutto. Non farti colpire perché devo salire qui. Devo salire con la chiave, mettendo la chiave qui. Ti sei tagliato con la chiave, change my mind. Esatto, le chiavi sono pericolose. No. Un taglio grandicello, mi spiace. Ah! È difficile, devo fare in modo che non venga colpito. Ma se questo Boo fosse un po' più intelligente, starebbe al suo posto. Così si fa colpire. Quindi devo attirarlo qui, mi sa. Prossimo gioco. Dai, ancora un tentativo. La chiave non lo colpisce finché ce l'ho in mano. Non importa dove sono, va sempre verso il guscio, quindi temo che non ci sia alternativa se non fare in quel modo. Oh mio Dio! Così. Ok, è chiaro. È chiaro. Devo solo eseguire. Ancora 3 tentative e poi basta. Ok. Ultimi 2. No, quello non conta. Come faccio a salire lì? Wow. Ultimo tentativo. Oh, c'ero. Ho perso il momento. Così? Ce l'ho fatta. Così ora prendo la chiave. Tu ora ti fai male qui col guscio. E infine... Torna. Boom! Per saltare più in alto devo prendere la rincorsa con Y, esatto. Però con Y prendo anche l'oggetto. Quindi era un po' tosto, ma ce l'abbiamo fatta. Carino. Molto, molto originale, ripeto, soprattutto per essere vanilla. Quindi questo era il settimo posto di Lazy. E siamo alle 4.